Nel frattempo mi Ok. sono resa conto di Di cosa? sì, che ho scritto Mari Chiara invece che Maria Chiara. È Ah, vabbè. così. Lo puoi modificare al volo se vuoi. Sì, non è importante, non è, adesso non è importante, Va bene. tranquillamente. Io come al solito entro in modalità muto e sono in chat per qualsiasi cosa. Questa è l'ultima lezione, con noi abbiamo Maria Chiara Marcella, ci parlerà dei long post su LinkedIn. Puoi iniziare, io sono in muto. Grazie, grazie Giorgio. Salve a tutti, sono appunto Maria Chiara Marcella, mi occupo di web marketing da circa 12 anni, con una forte predilezione per la SEO, partecipo di sovente agli eventi organizzati da Giorgio. Vari convegni, festival del web marketing, nello specifico della settimana della formazione, questa è la seconda volta che partecipo tramite questo webinar. Lo scorso anno avevo raccontato qualcosa sull'analisi delle SERP, quest'anno invece vi racconto appunto qualcosa sui long post di LinkedIn. In realtà quello che a me interessa particolarmente trasferire in questo momento con questo intervento, con questo webinar, non è tanto l'analisi della long post, ma in qualche modo è un modus operandi, anche, come dire, pensandi che dovremmo avere tutti quando ci troviamo davanti alla necessità e opportunità, perché è sicuramente un'opportunità quando si parla di scrivere contenuti lunghi per LinkedIn, appunto l'opportunità di scrivere contenuti di un certo tipo. E sottolineo un certo tipo perché un dato sicuramente incontrovertibile è che long post di LinkedIn sono e devono essere profondamente diversi dai contenuti o dai long post che metteremo su Facebook, dai contenuti che andremo a mettere sul blog, dai contenuti che andremo a mettere invece sul sito internet, eccetera. Sostanzialmente vedremo poi alla fine di questo intervento che questo mio intervento in realtà nasce da un mio errore e quindi dalla necessità di rimediare a esso, sperando anche che insomma, possa essere questo mio errore di aiuto a tutti voi. Durante questo webinar, quello che vorrei tenere presente è che, diciamo, per dirla alla SEO, c'è una key phrase, ecco, che dobbiamo tenere presente, che riguarda i post di LinkedIn. Cioè, LinkedIn è diverso da tutti i social. Tenendo a mente questa key phrase, riusciamo meglio ad avere la panoramica del potenziale che c'è dietro un long post ottimizzato, e anche questa parola prendiamola con le pinze e la vorrei mettere, diciamo così, tra virgolette. Allora, di cosa parleremo durante questo webinar? Sicuramente una panoramica sui long post che è necessaria perché leggendo un po' sui forum, su altri siti, ho notato che c'è una, diciamo, qualche confusione in merito a che cosa sono i long post e soprattutto a chi ha la possibilità di scriverli o meno. Vi porterò delle buone pratiche e soprattutto delle cattive pratiche, quindi degli errori da evitare. Personalmente io ho sempre imparato molto di più dagli errori che dalle buone pratiche, onestamente, anche dai miei errori. Come dicevo, questo intervento nasce da aver sottovalutato i long post di LinkedIn. Poi andremo a vedere l'analisi dei long post e una tabella Excel che ho realizzato con delle formule non particolarmente complicate, ma quello che mi interessa condividere con voi è, come dicevo poc'anzi, è il modo attraverso il quale si arriva a un risultato, quindi non il risultato di per sé. Peraltro avrete a disposizione anche questa tabella, poi se avremo del tempo la potremo vedere proprio nel dettaglio. È una tabella che vi consente di cambiare semplicemente i dati e i valori, quindi avere poi i risultati che poi vedremo nel dettaglio. E poi le conclusioni. In basso a destra vedete che c'è un'immagine, che è un'immagine che riporta dei dati, dei valori sicuramente interessanti, diciamo, perché sono valori da non sottovalutare che riguardano LinkedIn. 300 milioni di utenti in tutto il mondo, insomma, è abbastanza indicativo come valore.
Però in realtà quello che a me interessa è quel 7,9 milioni di decision maker. Perché interessa? Perché ne parlavamo con Giorgio prima di iniziare, possiamo dire che probabilmente nessun social tra virgolette, ma con social di professionisti, nessuno tanto quanto LinkedIn è in grado di fare una sorta di, come posso dire, email marketing a costo quasi zero. Sappiamo che l'email marketing fatto veramente bene, quindi con dei DB, come posso dire, certificati, ha un costo notevole, però arriviamo al target che ci interessa. Ecco, i long post ci consentono proprio di fare questo e adesso vedremo come. Come dicevo, è necessario fare chiarezza su alcune affermazioni che tante volte si leggono in giro per il web. Chi ha abilitata questa funzione, cioè la possibilità di scrivere dei long post su LinkedIn, non è necessariamente un influencer. Allora, io ho abilitata questa funzione, ma non sono un influencer. Tenete conto che proprio come dice LinkedIn, l'influencer è una denominazione data a circa 500 professionisti selezionati da LinkedIn. Peraltro questo elenco cambia durante l'anno, ma tra questi professionisti troviamo per esempio Bill Gates. Ed è ovvio che io non sono Bill Gates. Possono scrivere long post sia chi ha un account free sia chi ha un account premium. Non tutti hanno questa possibilità in questo momento perché inizialmente io fui una delle prime ad accogliere questa opportunità, per fortuna in qualche modo, se vi ricordate c'era questo link al quale richiedere di poter, link di LinkedIn, al quale richiedere di poter avere abilitata questa funzione e poi però questa possibilità è stata in qualche modo chiusa, probabilmente c'era una fase di test. In realtà ce l'hanno moltissimi questa possibilità, però LinkedIn dice anche che ci sarà un momento in cui verrà aperto proprio a tutti, in modo diciamo completamente democratico. Però ecco, dire che possono scrivere un post solo influencer non è assolutamente vero, soprattutto se intendiamo con la parola influencer qualcuno che gode di un certo trust, come dire. In realtà poi vedremo che tra gli errori da evitare c'è proprio quello di non fare cose che qualcuno fa invece su LinkedIn post. I long post o LinkedIn post, io ogni tanto li chiamo in questo modo, vengono indicizzati. Vedremo anche nella slide successiva che cosa si intende quindi per ottimizzazione. Nell'introduzione vi dicevo è bene che siano ottimizzati, ma la parola ottimizzazione mettiamola tra virgolette perché con un po' di deformazione professionale noi siamo abituati a pensare subito ovviamente all'ottimizzazione SEO. In parte questo può essere vero, ma veramente solo in parte. Ricordiamoci anche che i long post sono pubblici, quindi sono visibili da tutti. Ah, ovviamente se si vengono indicizzati e si posizionano, ovviamente questo è scontato. Infine, i long post possono finire in Pulse. Pulse è quella, diciamo, applicazione di natura editoriale che consente di vedere, anche potendo ogni utente filtrare i propri interessi, di vedere dei contenuti di tipo appunto editoriale, del content sostanzialmente. Però non è che tutti i long post vanno a finire in Pulse. Allora, ci sono anche in questo caso, tanto per non farcene mancare nessuno, anche in questo caso LinkedIn dice che c'è un algoritmo che dipende, da cui dipende questa possibilità, più altri fattori che non esplicita in modo sostanziale. Ad ogni modo però appunto i post dovrebbero essere ottimizzati e ripeto ottimizzati va diciamo, considerato da un punto di vista parzialmente SEO, almeno così come siamo abituati a pensarlo. Allora, questo è uno dei 32, 34, adesso non ricordo, articoli long post che ho nel mio profilo, quindi che ho scritto direttamente dentro LinkedIn. Si intitola appunto Spiegare il valore della reputazione online a un piccolo imprenditore. È un articolo che con
con diciamo, un linguaggio molto semplice, non tecnico, cerca di spiegare, di aiutare anche i consulenti o chi come me fa appunto il mio lavoro a utilizzare degli esempi molto pratici, molto efficaci, ma che possano far capire al piccolo e medio imprenditore che cosa significa avere un problema di reputazione online. Perché, piccola premessa, piccolo preambolo, non è vero che la brand reputation è un problema che interessa solo le grandi aziende. È vero che se interessa le piccole hanno più facilità di fallire rispetto alle grandi. Quindi bisogna però far passare questo concetto senza che l'imprenditore abbia l'impressione che si voglia vendere qualcosa che non gli serve, no? Perché in realtà gli serve come. Comunque, ad ogni modo, questo articolo, per esempio, si posiziona anche all'interno di LinkedIn, non si posiziona con chiari reputazioni online, ok? Ma perché non lo fa? Perché inizialmente e anche in seguito, devo dire, io non ho mai pensato di scrivere dei long post con il fine ultimo di posizionamento nell'organico, per diversi motivi. E vi consiglio di non pensare a questo tipo di opportunità i long post di LinkedIn. Perché? Perché è vero che sicuramente LinkedIn è un sito trust, no? Indubbiamente ha un potere, ma è comunque un sito che parla di tantissime cose, di tantissimi topic. È un unico articolo che punta a posizionarsi sulla search per una chiave molto competitiva, diciamo che lascia il tempo che trova. Ad ogni modo, questo articolo, ovviamente scritto in italiano, come vedete, ha ricevuto a febbraio 2000, l'ho pubblicato a febbraio 2015, 500 visualizzazioni, 60 like, 13 commenti. E insomma, per il settore, il mercato, anzi il mercato, per la lingua italiana non è male, vedremo che invece sulla lingua inglese ci sono valori stratosferici molto, molto rilevanti. Questo dipende da tantissimi altri fattori. Però, parlando appunto di ottimizzazione dei long post, vediamo quali sono quegli elementi. Devo dire che non c'è una grande possibilità di personalizzazione, così come la conosciamo noi, degli elementi on-site. No? Non possiamo vedere il codice HTML, ovviamente, né tantomeno editarlo. Non possiamo modificare l'URL, che vedete essere questa. Quindi l'URL come si compone sostanzialmente? Va a riprendere il titolo, che è questo, che in realtà nel post è il sommario, e ci aggiunge a seguito ovviamente Marcella, che è il mio cognome. Quindi l'URL non è personalizzabile in alcun modo. Il titolo del post diventa il title e l'H1, con una differenza però. Questo lo potete fare andando a guardare semplicemente il codice HTML di un long post. Qual è questa differenza? Che nel title aggiunge in automatico ovviamente il nome e cognome, quindi Maria Chiara Marcella, e ovviamente il brand, il suo brand, LinkedIn. Nell'H1 invece è esattamente quello che ponete in questo modo. Questo che cosa significa? Che volendo spingere un po' più sulla ottimizzazione per i risultati organici sul motore di ricerca, senza però farne di questo l'unico obiettivo, e ovviamente tenendo presente che può essere interessante per key phrase, quindi per long tail di una competition non elevata, non estrema, diciamo, ci può essere di aiuto per capire che effettivamente title H1 sono molto simili, ma possiamo giocare in modo che il title sia più appetibile possibile interessante per i motori di ricerca. Come vi dicevo, può comparire anche all'interno di quelle che sono le sezioni di LinkedIn. Per esempio, se mettete reputazione online su LinkedIn, esce fuori, e intendo in questo caso sul search, esce fuori questo link. All'interno di questo link c'è
appunto il mio articolo, che è un topic, è una pagina topic di LinkedIn. Ma l'articolo si posiziona anche, ovviamente, ripeto, non era questo il mio obiettivo, l'articolo si posiziona se cercate reputazione online, imprenditore, eccetera, quindi in prima pagina. Volendo spingere ancora un po' di più sull'ottimizzazione, sapete bene che ad oggi i fattori on-site, on-page, hanno un valore, ma ad oggi, da sempre, hanno un valore, ma in realtà anche, no, i famosi backlink, ma chiamiamoli condivisioni perché secondo me è sicuramente più diciamo, corretta come dicitura. Però anche appunto le condivisioni di questo URL, quindi di questa pagina su altri siti e portali ha un senso. Quindi nel momento in cui viene scritto un long post su LinkedIn, si può fare esattamente quello che si farebbe per quanto riguarda ottimizzazione off page, tutto quello che si farebbe con una pagina web di un sito, quindi condividerla su altri social. Un'altra cosa che potrebbe essere interessante fare, che io attualmente ancora non ho fatto, ma farò in seguito, è quella di per esempio fare delle slide, sapete che slideshare è di LinkedIn, quindi delle slide, caricare le slideshare e inserire il link al long post di LinkedIn, ovviamente il tutto sempre in un'ottica di ottimizzazione e di coerenza semantica con quello che scrivete. Cioè, se fate delle slide sui quadri, mettere un link a un vostro long post che parla di tubature non ha alcun senso, ma questo insomma penso sia chiaro per tutti. Altra cosa importante, esattamente come si dice molto spesso per l'ottimizzazione delle pagine web, che è importante linkarle tra di loro, no? Il famoso linking interno con dei link all'interno del contenuto testuale, anche qui è fortemente consigliato, caldeggiato, linkare gli articoli tra gli articoli, quindi il long post che linka un altro long post, quindi dei link interni, ovviamente ripeto, sempre con cognizione di causa. Per esempio, ovviamente all'inizio non è possibile farlo perché si hanno uno, due o tre post. Ma per esempio io sono andata indietro a ritroso nel tempo, sono andata a vedere quegli articoli che potevano essere linkati tra di loro, ho aggiunto un piccolo paragrafo per contestualizzare quel long post che volevo inserire e l'ho inserito. Questo porta sicuramente una certa visibilità anche sugli altri articoli e comunque su tutto il profilo. Andiamo a vedere adesso delle buone pratiche ed errori da evitare, soprattutto, come vi dicevo, degli errori. Intanto questo è quello che vi appare nel momento in cui avete abilitata la possibilità di pubblicare un long post di LinkedIn. Sostanzialmente quando accediamo su LinkedIn abbiamo condividi un aggiornamento, carica una foto, pubblica un post. In pubblica un post è un editor molto basic, molto che in qualche modo ci ricorda un po' l'editor di WordPress, di Word addirittura, no? Ed è molto semplice effettivamente. Come vi dicevo, qui non c'è la possibilità di editare codice HTML, però ci sono alcune cose che vanno fatte e che vanno fatte seguendo quello che dice LinkedIn, anche se LinkedIn, come spesso fa anche Google, dice di dare consigli, ma alla fine sono consigli che risultano essere quasi, come dire, degli obblighi, no? Però ecco, diciamo, facciamo quello che ci dice, che LinkedIn ci dice di fare. L'immagine è 700x400, vi posso dire che i migliori post sono quelli dove l'immagine è 700x400, non è ovviamente l'unico fattore, l'unico criterio di qualità di un long post, ovviamente, però ha un peso in termini di visualizzazione all'interno di LinkedIn. Il sommario, come vi dicevo prima, è il titolo, quindi facciamo attenzione perché quando scriviamo il titolo dobbiamo ricordarci che sarà anche il title a cui LinkedIn aggiunge, abbiamo detto, il nome e cognome e
LinkedIn come brand, e il testo ci consente di fare una serie di mettere una serie di valorizzarlo in un certo modo con formattazione, contenuti di diverso tipo, quindi immagini, embed, eccetera, e anche intestazioni H1 e H2. In realtà H1 in teoria non ci sarebbe bisogno, visto che è già il titolo. Per cui però si possono personalizzare, per esempio, i titoli dei paragrafi. Quindi i titoli dei paragrafi all'interno di un post possono benissimo essere H2. Tutto questo per dirvi che le conoscenze che abbiamo, anche diciamo base, no, di ottimizzazione SEO in page, le possiamo in qualche modo riversare sul long post di LinkedIn, perché i long post di LinkedIn si possono posizionare. Tenete presente, questo lo vorrei sottolineare ulteriormente, che il fine ultimo di un long post di LinkedIn non è quello del posizionamento organico, soprattutto poi se pensiamo di voler posizionarci con delle keyword, come dire, molto competitive. Quali sono le buone pratiche e quindi gli errori da evitare? Non c'è un limite per quanto riguarda il numero di parole. Perlomeno LinkedIn dice che non c'è, ma che c'è almeno un limite in termini minimi, che è quello di 3 paragrafi. Per esperienza, insomma, anche per l'analisi che ho fatto e per aver avuto anche conferme da chi usa questo strumento prima di me, la cosa importante però dall'altra parte è anche non eccedere. E si parla in giro si parla più che altro di circa 2000 caratteri. Ora, qui il fatto di non voler eccedere non è legato a una questione di ranking, né tantomeno su LinkedIn, né figuriamoci sul motore di ricerca. È che è ovvio che l'utente in alcuni casi, per alcune tematiche, ha bisogno di visualizzare, di leggere un contenuto che non sia eccessivamente lungo, per il semplice motivo che lo spinge anche a leggere contenuti sui siti web. Quindi, per questo caso non c'è nessun motivo, come dire, ragione particolare. Evitare le liste, cioè evitare gli articoli dove ci siano solo delle liste, elenchi puntati o liste di altri link. Ora vedremo poi. Non è che questo, il fare articoli con delle liste vi faccia poi bloccare l'account o chiudere appunto questa possibilità. In realtà poi bisogna anche vedere, perché c'è una possibilità di segnalare un articolo in termini negativi. Però sono tutte buone pratiche che poi, se andiamo a guardare le best practices, in realtà vengono applicate da tutti. Scrivere spesso è solo ciò di cui si conosce davvero, ma questa è una cosa piuttosto evidente, o perlomeno per chi come noi fa questo lavoro seriamente è sicuramente evidente. Diciamo che su LinkedIn si distingue chi vende fuffa, perché si capisce in maniera quasi istantanea, come dire real time, che ciò di cui sta parlando non è in realtà ciò che conosce veramente. Scrivere spesso è qualcosa che suggerisce anche LinkedIn. In realtà LinkedIn dice da 1 a 3 volte al mese. Questa è una cosa personale che vi posso dire, ma è anche una cosa molto logica, nel senso che quando si scrive molto spesso sui long post, siccome i long post sono pubblici e vanno a finire ovviamente anche nel tuo profilo, e nelle persone, e lo guardano le persone che ti seguono, non solo, è ovvio che hai più visibilità. Nella mia analytics di LinkedIn, è chiaramente evidente che il mio profilo ha più visibilità nel momento in cui scrivo più spesso. Ma diciamo, è come dire che 2 più 2 fa 4, no? Quindi diciamo, molte soluzioni sono assolutamente logiche, e basta seguire obiettivamente la logica. Quindi, è anche vero però che dire scrivere spesso è solo ciò che si conosce davvero può risultare un po' in qualche modo contraddittorio, perché è bene specializzarsi e rendere visibile la propria specializzazione su determinate tematiche, ma scrivere sempre delle stesse cose, a mio avviso, non ha un gran valore aggiunto, nemmeno per il proprio profilo. Quindi è opportuno scrivere quando si ha qualcosa da dire, non solo quando si ha qualcosa da dire in merito a qualcosa che si conosce. Il quarto punto l'ho voluto lasciare in inglese perché
Diciamo che alle volte tradurre delle frasi dall'inglese all'italiano può essere pericoloso, soprattutto quando si parla di search engine, eccetera. Allora, qui LinkedIn dice semplicemente quello che abbiamo detto prima, che l'headline può avere, diciamo, può essere costituire una informazione importante, può, per il motore di ricerca. Stiamo parlando ovviamente del titolo del post e lo abbiamo visto prima perché molti, non, devo dire non in lingua inglese, purtroppo molti anche in lingua italiana, soprattutto in lingua italiana, utilizzano nei titoli delle battute, diciamo, dei giochi di parole che alle volte, diciamo, sono un po', lasciano un po' essere fatti, nel senso che ricordiamoci sempre. E mi rifaccio a quello che avevo detto all'inizio, cioè teniamo presente questa key phrase, cioè LinkedIn è diverso da tutti gli altri social, che LinkedIn è un social, ma un social di professionisti. E in questo contesto l'idea che diamo di noi è l'idea che traspare dai nostri contenuti. Quindi è bene, assolutamente, può essere interessante fare dei giochi di parole, ma che siano, diciamo, non così scontati che non siano numerosi nel tempo. Il fatto di pubblicare in orari testati, diciamo in orari, scusate, in orari prestabiliti, diciamo può dipendere da moltissimi fattori. Io qui sulla destra vi ho portato un'immagine di un grafico che però ha a che fare con il mercato straniero, il mercato inglese, dove effettivamente risulta che giovedì pubblicare long post di giovedì ha più senso rispetto agli altri giorni. Anche in questo contesto, come facciamo a sapere se c'è un giorno che è più interessante di un altro? Non lo possiamo sapere dall'oggi al domani, né, ogni profilo è diverso dall'altro, ogni tematica è diversa dall'altra, per cui l'idea è che se volete avere questo tipo di informazione bisogna testare. Semplicemente per un arco di tempo ragionevole, che possono essere 6 mesi, ovviamente avendo preventivato la tipologia di post da pubblicare e i giorni facendo vari test, e poi potrete arrivare a capire quali giorni sono migliori. Onestamente io non sono così focalizzata su questo aspetto, però insomma c'è anche la possibilità di farlo. Sul fatto che il titolo debba avere 49 caratteri massimo è una cosa che ho messo io proprio perché ho visto che è un fattore più che altro estetico. Nel profilo che riassume tutti i long post di LinkedIn, se mettete un titolo con dei caratteri più, diciamo, più numerosi, viene tagliato ed è, diciamo, abbastanza bruttino. Considerate anche che poi quel profilo, quel vostro profilo con i long post è un bigliettino da visita incredibile da poter condividere sui social, sul proprio sito web, per email, eccetera. I tag non assicurano più visibilità e questa è una cosa che cerchiamo di tenere a mente perché la vedremo poi nelle ultime slide con la tabella Excel che ho realizzato. Perché ho voluto sottolineare questa cosa? Perché effettivamente nella home post c'è la possibilità di aggiungere i tag, 3 al massimo, che sono un po' come le keyword. Io infatti nella tabella Excel le ho chiamate le keyword, però anche qui ho letto diverse cose. Non c'è una relazione, poi ve lo dimostro, tra l'inserimento di tag e la visibilità. Cioè, non facciamo keyword stuffing sostanzialmente. Su LinkedIn non funziona così, in realtà non funziona così nemmeno più su Google se non in maniera negativa. Una volta che abbiamo pubblicato il nostro long post, una buona pratica sicuramente è quella di condividerlo nei gruppi a cui apparteniamo, ovviamente nei gruppi che sono correlati a quel post che ho scritto, a quella tematica. LinkedIn dice anche condivideteli ma non troppo, anche qui il concetto è non facciamo spam, il problema su LinkedIn è che a non perdonare non è il motore di ricerca, è proprio il professionista, i professionisti che vi seguono, quindi è un fattore legato molto alla reputazione ed è importante seguire queste linee guida che poi sono. Magari mi ripeterò, però hanno a che fare molto più con il buon senso e la logica che con qualsiasi avvertimento o consiglio.
consiglio di motori di ricerca o portali. Poi un'altra cosa che suggerisco io, perché l'ho fatta, nel momento in cui andate a pubblicare un LinkedIn post, un post di LinkedIn su un determinato topic, quindi un determinato argomento, possiamo andare su LinkedIn nella ricerca avanzata, mettere quella parola chiave che riguarda il topic, il post, l'argomento del nostro articolo e selezionare company. Da lì avremo una serie di risultati di persone che potremmo contattare per avere un feedback sul nostro contenuto. Mi riallaccio a quanto detto proprio in apertura, quando parlavo di LinkedIn come un'opportunità per fare, tra virgolette, email marketing nel migliore dei modi. È esattamente questo. Ci andiamo a selezionare le persone che pensiamo possano essere utili al nostro business, le andiamo a chiedere un parere, un feedback su un articolo che sicuramente a loro interessa, perché abbiamo fatto questa ricerca filtrandola per topic, appunto, e per company. Quindi è potenzialmente uno strumento, anche questo, da usare con parsimonia, diciamo, ma che abbiamo tutto in un'unica piattaforma. Abbiamo detto che si impara moltissimo dagli errori. Io personalmente imparo moltissimo dai miei e da quelli degli altri. Questo, più che un errore, è, come dire, una tristezza infinita, perché la persona che ha pubblicato, che ha avuto il coraggio di pubblicare questo post, ha avuto dal 21 agosto 2015 ben visualizzazione una, che credo sia la sua, forse ha refresciato più volte, no, non lo so. Però che cosa ha fatto? Intelligentemente, diciamo, ha preso una parola chiave che è anche un suggest di Google, che è diete per dimagrire velocemente. Peraltro è anche piuttosto maschilista, perché afferma non sei la sola, come se a dimagrire debbano essere solo le donne. Per cui, insomma, ci sono una serie di elementi che mi hanno spinto a segnalare questo articolo, perché, come vi dicevo prima, il problema è che il problema per lui e la fortuna per chi vuole leggere contenuti di qualità è che c'è questa possibilità di segnalare, no? Come vedete, cerchiato in rosso, un articolo qualora non dovesse corrispondere a determinati requisiti. Qui dice lo ritenete, diciamo, non consono, oppure nuditi e pornografici, cioè, diversi, oppure addirittura spam. Ci sono diverse modalità. Qui io vorrei solo farvi notare che è tutto il contrario di quello che abbiamo detto fino adesso. Allora, preso questa parola chiave, questa lunga, che però è una parola chiave competitiva, diete per dimagrire velocemente, se la mettete su Google ovviamente non compare, perché non possiamo ipotizzare di posizionare un post di LinkedIn, seppur appartenente a LinkedIn, in questo modo, per questa parola chiave, scritto in questo modo, con dei link a dimagrimento veloce, eccetera. Per cui sicuramente questo è qualcosa da non fare. Una cosa che ho dimenticato di dire all'inizio, quando vi dicevo tra le buone pratiche di linkare i long post tra di loro, è che nel momento in cui linkate i post tra di loro, il link interno al long post, che rimanda a un altro long post, è sempre follow. I link interni agli articoli, ai long post verso siti esterni, sono generalmente follow, ma non sempre. Non so onestamente se c'è un criterio specifico. Ho chiesto più volte questa cosa all'assistenza, facendo presente anche con degli screenshot che in alcuni articoli i link esterni sono follow, in altri sono no follow, e che volevo capire soltanto se c'era diciamo, dei criteri specifici, perché di questo non se ne parla, e io personalmente, nell'esperienza che ho da circa 1 anno e mezzo a questa parte con i long post, non ho ben capito quale sia il criterio. Ad oggi tutti i link che inserisco sono follow. Però, guardando in quelli che ho inserito qualche tempo fa, sono un follow. La cosa certa è che se fate link in interno, i link, ovviamente, tra LinkedIn, ovviamente sono follow.
In questo caso non ricordo esattamente se fosse follow questi link che ha messo questa persona disperata, credo, a questo punto. Ecco, questo è un tag, per esempio, Weight Loss Coaching, è uno dei tag di cui vi dicevo, che però ovviamente ha avuto i risultati che merita, cioè 0-0 una visualizzazione. Ho provato poi a segnalarlo, ma era per una questione proprio di fastidio nel vedere LinkedIn utilizzato in questo modo così poco professionale. C'è da dire anche, ed è vero, che probabilmente, soprattutto con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione mobile di LinkedIn, sembra voler in qualche modo seguire le orme di Facebook, però c'è anche una notizia di Facebook che pare attiverà tra qualche mese una sezione dedicata ai professionisti. Diciamo che i social tra di loro in qualche modo ogni tanto si rincorrono, però su LinkedIn, utilizzare LinkedIn in questo modo è veramente, veramente rischioso perché diventa, diciamo, un boomerang ed è evidente che in questo caso la persona lo ha utilizzato con la mera intenzione di provare a vedere se c'era qualche possibilità di magari posizionamento o di conversione che ovviamente non ha avuto. Tra le buone pratiche che vi posso elencare. È vero, questo è un post scritto nel 2013, ma che continua a ricevere feedback, peraltro perché le continua a ricevere? Perché all'interno di LinkedIn si posiziona molto bene e anche sul search, quindi su Google. E vi dicevo, il settore, diciamo il mercato straniero ha dei numeri da capogiro. 1.345.865.000 visualizzazioni, 7.000, quasi 8.000 volte consigliato, quasi 2.000 commenti. Perché? Perché questa tipologia di contenuti continua a vivere di vita propria all'interno di LinkedIn, cosa che possiamo dire non succede in altri social. A meno che ovviamente certo non ci siano dei valori così, dei numeri così evidenti, però su LinkedIn la sopravvivenza dei contenuti diciamo è molto, molto più lunga rispetto ad altri. Questo poi, se avete modo di vederlo e di poterlo leggere, fatelo perché è molto, molto interessante, molto ben scritto ed ha tutti i requisiti di cui abbiamo parlato fino adesso per quanto riguarda le buone pratiche con l'immagine, peraltro un'altra immagine interna che adesso qui non si vede, una formattazione adeguata e una correttezza nella redazione. Andiamo a vedere l'analisi della post. All'inizio vi dicevo che in realtà questo mio intervento non nasce proprio perché voglio così condividere con voi come si fa un'analisi della home post. Credo sia comunque interessante, ma diciamo, nasce dalla constatazione di aver fatto un errore e mi sono resa conto di aver fatto questo errore proprio dopo l'analisi della home post. Allora, il primo dato effettivo che abbiamo, se non avessimo la possibilità di vedere gli analytics dei post, sono queste informazioni, visualizzazioni, ho ripreso qui l'esempio che vi avevo mostrato all'inizio, quindi spiegare il valore della reputazione online a un piccolo imprenditore, abbiamo le visualizzazioni, le volte consigliate e i commenti. Sono tutti dati, diciamo, numerici. L'unico forse il più interessante è il consigliato, perché se voi cliccate sul consigliato abbiamo ovviamente il nome, il cognome e la posizione, la possibilità volendo di contattare una persona. Il problema è che stiamo parlando di tre valori che per chi fa web marketing, per chi utilizza Google Analytics, per chi utilizza Avustaz o altri sistemi di tracciamento veramente non dicono nulla, no? Sono tre numeri messi insieme che tutt'al più mi possono dare un range di riferimento per quanto riguarda la media delle mie visualizzazioni. In realtà
C'è anche l'analytics dell'home post. LinkedIn dice che non è disponibile in tutte le località, è disponibile in lingua inglese e poi dice che sarà diciamo, esteso in tutte le altre lingue. E ovviamente anche qui dice, siamo attualmente, non siamo in grado di poter rispondere velocemente a tutte le richieste di accesso. Che cosa ci dà? Adesso poi lo vedremo nel dettaglio perché vi ho fatto... Nella screenshot seguente e la slide seguente è proprio quella della mia analytics, però che cosa ci dà, quali informazioni ci dà? Le view, i like, i commenti, lo share, quindi quello che abbiamo visto prima per ogni post, ma ci dà anche la possibilità, per esempio, di filtrare per giorni, per mesi e per settimane il numero e percentuale di cambiamenti in termini di visite e di view, anzi, scusate, e poi un'audience demografica che è molto interessante perché ci dice il settore a cui appartengono i nostri visitatori, il job title e la località e poi chi ha interagito con il mio post. Qui vi ho riportato poi nelle note due postille, diciamo, anche qui piuttosto logiche, ma LinkedIn dice che ovviamente i post che hanno meno di 50 view sono, ovviamente hanno meno possibilità di ricevere like, share o commenti. Sì, allora non lo so perché non ho mai avuto meno di 50 view, però statisticamente diciamo, meno visualizzazione hai e meno possibilità hai di ricevere sicuramente like, come dire. Però sul dire che questi elementi, like, share e comment, siano fortemente interconnessi da loro, non sono assolutamente d'accordo e poi lo vedremo con la tabella che vi mostrerò. L'altra cosa interessante è che qui LinkedIn decide la seconda postilla, di mostrare soltanto diciamo, i dati sensibili, chiamiamoli così, quindi l'identità dei membri che hanno realmente interagito con il post. Quindi se c'è qualcuno, se c'è una view, ovviamente non ti dice chi l'ha vista, ma se c'è una interazione come commenti o condivisioni, siccome per LinkedIn è qualcosa in più della semplice visualizzazione, che quindi ha un peso maggiore, allora ti mostra l'identità di quelle persone. Questo è l'analytics di uno dei post che ho scritto, che si intitola SEO, ecco perché preferisco John Mueller. Questo post, per esempio, si posiziona su Google se cercate John Mueller SEO, che è un suggest, ma che vi assicuro, quando l'ho scritto io non pensavo, non ho nemmeno verificato che fosse un suggest, l'ho scoperto soltanto dopo, perché vedevo che appunto ricevevo, e qui lo mostra questo cerchio che ho fatto, la pallina, vedevo che effettivamente aumentavano le ricerche dal search, quindi mi sono chiesto, ok, ma allora si posiziona questo post? Effettivamente si posiziona, non ho verificato se con altre chiavi, non mi interessa, non mi interessava. Però è un analytics che ci dà alcune informazioni importanti. Come vi dicevo, qui vengono riportate le visualizzazioni, i like, chiamiamoli così, i commenti. Qui è possibile fare un filtro per settimane, per giorni e qui avete ovviamente l'andamento, come in qualsiasi analytics che si rispetti, delle page view. Altre informazioni interessanti sono, come vi dicevo, il top industries, quindi chi ha, diciamo, i miei lettori appartengono per il 30% internet, research, information technology, qui più o meno sono più o meno tutti uguali, ma perché il post effettivamente a chi può interessare, di certo non interessa non so, all'amante di arte, no? O all'appassionato di arte o all'insegnante di italiano, no? Interesserà a quel target. Quello che trovo interessante è questa, come dicevo prima, questa pallina, questa è una pallina che ho messo io per evidenziare il traffic search, che appunto è Google Search e LinkedIn Pulse. Anche qui c'è da dire qualcosa però, perché effettivamente sono dati che sono interessanti e importanti, ma per LinkedIn, cioè per operare all'interno di LinkedIn, no?
Però a noi, come in questo caso persone e professionisti che si occupano di produrre contenuti, che cosa ci dicono? Non ci dicono molto, se non che l'articolo sul SEO, sulla SEO, interessa a chi fa technology o search, ci mancherebbe altro. O che il mio articolo si posiziona anche su Google, ma l'avrai visto probabilmente. Di valore aggiunto personalmente allo stato attuale non vedo molto altro. Allora questo mi ha spinto a fare una tabella Excel che mi potesse dare delle informazioni in più, maggiori informazioni, non solo maggiori informazioni, ma di una qualità diversa. Questo è quello che viene fuori dalla tabella dei dati. Vediamo prima qual è l'output. Questa è una tabella che ha nell'ordinata i commenti e qui appunto la visualizzazione. Quindi ho ordinato per commenti e visualizzazioni gli articoli, poi vedremo come. La prima cosa interessante è questa linea che mostra la relazione tra i commenti e le visualizzazioni, che come potete vedere non esiste. Da questo output io ho ricavato alcune considerazioni, ovvero che più visualizzazioni significa effettivamente più volte consigliati, quello che diceva LinkedIn, ma più volte consigliati non è detto che significhi anche più commenti, come dire che l'utente, il nostro lettore, o fa una cosa o ne fa un'altra. Ricordiamoci sempre che però per LinkedIn il valore del consiglio e del commento è maggiore rispetto a quello della, ovviamente, visualizzazione. Ancora, ed è questo quello che si riaggancia a quello che vi dicevo prima in merito ai tag, più tag non determinano necessariamente più visualizzazioni. Quindi attenzione all'inserimento di tag, non posso pensare di ottenere il massimo di visualizzazione semplicemente perché metto molti tag. Ad ogni modo, come sono arrivata a queste informazioni? Che per me o per chi scrive contenuti di un certo tipo sono informazioni importanti. Facendo una tabella di questo tipo, che ripeto, voi avete a disposizione qualora ne abbiate bisogno perché Giorgio ce l'ha e vi sarà mandata. È molto semplice, diciamo, però non è la tabella di per sé che mi interessa condividere con voi quanto l'idea di fare una cosa del genere quando si decide di produrre dei contenuti per LinkedIn. E questo è il mio errore. E poi vedremo perché. Ad ogni modo, la tabella si compone di una colonna B, C, D e F e G. In realtà nella colonna B ho messo i titoli dei post, nella colonna C delle tipologie che ho ovviamente considerato guardando i post che avevo redatto, per cui mi sono accorta che alcuni sono delle considerazioni, altri possono essere definiti come segnalazioni e altri come dei suggerimenti. Poi ho messo i valori che ci dà non solo l'analytics, ma anche una prima visualizzazione dei post, appunto, visualizzazioni consigliate e commenti, e poi le keyword. In realtà le keyword sono i tag. Ora, se qui vedete ripetersi più di una volta il titolo, è perché ogni articolo può avere più di un tag, tre. Quindi nel momento in cui io associo a un articolo, in questo caso si intitola, si fa presto a dire facciamo un'infografica, se associo tre diversi tag, in questo caso l'impopularity, graphic design e SEO, dovrò ripeterlo 3 volte. Perché voglio fare un filtro che vedete qui, delle etichette di riga, appunto un filtro utilizzando anche i tag. Da qui ho una serie di informazioni, poi giocando con questi filtri posso trarne anche di altre. Per esempio, posso dire che tra tutte le tipologie, quindi considerazioni, segnalazioni, suggerimenti di articoli che ho prodotto sul mio profilo, okay, parlando delle tematiche di cui parlo io, quella che sicuramente ha più visualizzazioni è quella dei suggerimenti. Però in realtà quella che ha più volte una media più alta di consigliato è in realtà quella delle segnalazioni.
mentre quella con più commenti è quella delle considerazioni. Adesso, azzardando un'ipotesi, potrei dire che qualora volessi magari approfondire e non approfondire, ma incrementare il mio network, dovrei pensare di pianificare, magari con un calendario editoriale, degli articoli dove ci siano maggiori di articoli di tipo con una tipologia di considerazioni, quindi di articoli dove faccio più considerazioni rispetto a segnalazioni o suggerimenti. Però il problema è che, vi dicevo, c'è un errore a priori. Peraltro questa tabella si può integrare anche con l'Analytics che abbiamo visto prima, perché io l'ho voluta rendere il più semplice possibile, però considerate che si possono aggiungere delle colonne nelle quali possiamo dire, a seconda dell'articolo, il top industry, quindi se è la località e la tipologia di profilo che lo visita. Quindi sono tutti dati che possiamo volendo inserire. Qual è il mio errore? Il mio errore è esattamente questo. Io ho fatto il contrario di quello che solitamente si dovrebbe fare. Perché l'ho fatto? Innanzitutto perché inizialmente, un anno e mezzo fa, ho preso un po' sotto gamba i long post di LinkedIn, perché pensavo un'opportunità di scrivere dei contenuti un po' più lunghi, sì, magari avrò più visibilità e ok. In realtà lo stesso ragionamento che si fa parlando, no, per esempio, di calendario editoriale, per i siti o per i blog, andrebbe fatto anche per quello. Io qui invece che cosa ho fatto? A posteriori ho creato una tabella, ho dato quindi delle nomenclature, quindi ho dato dei nomi alle tipologie di contenuti che avevo scritto a posteriori, mentre in realtà avrei dovuto farlo a priori. Quindi il mio consiglio in questo caso qual è? Selezionare a priorità, lo potete fare perché su LinkedIn si possono vedere, ma in generale se avete lo sapete di che cosa parlerete nel tempo, sapete anche i tag quali possono essere, poi possono essere modificati perché LinkedIn ovviamente ve li suggerisce, ma bisogna diciamo selezionarli a priori. Decidere a priori la tipologia di contenuto, ovvero farò una tipologia di contenuto che è essenzialmente basata su non so, suggerimenti o redazionali o interviste. Ok, va benissimo, ma teniamo presente sempre quella tipologia di contenuto, perché quella poi sarà la cartina tornasole che ci dirà realmente qual è la tipologia di contenuto che per il nostro profilo, per la nostra expertise, per il nostro network va veramente bene. E a noi su LinkedIn non interessa tanto, no, prendere 10.000, diciamo 10.000 reader e 10.000 lettori, ma quelli che interessa veramente, a cui interessa veramente il nostro lavoro, la nostra professionalità. E poi l'altro errore che ho fatto qual è stato? Avendolo fatto a priori, non avendo quindi previsto, a posteriori, non avendo quindi previsto che avrei potuto fare questo tipo di ragionamento, ovviamente ho condiviso all'inizio i long post un po' a casaccio, li ho condivisi sui social, qualcuno ho messo su Twitter, qualcuno se mi ricordavo lo mettevo su Facebook, eccetera. Non posso dire che siano errori veri e propri, sono mancate considerazioni che avrei dovuto fare, ma il mio errore di fondo è stato quello di, in qualche modo, sottovalutare l'aspetto del contenuto su LinkedIn, o meglio, sottovalutare le informazioni che mi avrebbe potuto dare LinkedIn, qualora avessi creato a priori una tabella di questo tipo. Quindi insomma è un'opportunità da considerare, ma in generale non solo su LinkedIn, perché tabelle di questo tipo sono essenzialmente i calendari anche editoriali, ma sono molto semplici per capire la tipologia di contenuto che va per la maggiore, al netto ovviamente della nostra specifica professionalità. Concludendo, io sono sempre dell'avviso che tutto quello che noi non sappiamo oggi, domani saremo in grado di saperlo. La differenza la fa se siamo in grado e se abbiamo tempo, pazienza, se siamo persone curiose, se la cerchiamo. Oggi cercare qualcosa su internet che non sapevamo ieri ci dà la possibilità di impararlo. Quindi in realtà, a mio avviso, ciò che è davvero utile al nostro lavoro non è cosa capiamo o cosa non capiamo, ma come ci arriviamo. Per questo che ho voluto condividere
questa in qualche modo che esiste di con voi. Questo è un esempio, però ognuno ha il proprio modus operandi. La tabella va benissimo, ripeto, l'avrete a disposizione. L'importante però in realtà è definire sempre prima gli obiettivi, anche per quelle cose che possiamo pensare non siano così importanti perché magari nuove, perché non le conosciamo bene, eccetera. In realtà definire subito gli obiettivi, dalla realizzazione di un sito alla realizzazione di una campagna, è il modo migliore per poi analizzare in itinere se stiamo facendo bene, dove intervenire, eccetera. L'altra cosa che vorrei sottolineare, LinkedIn non è Facebook, anche se Blue, che è il titolo di un mio long post su LinkedIn, che ha avuto, diciamo, parecchie condivisioni, ma ci credo fortemente, quindi non utilizziamo LinkedIn come se fosse Facebook, perché il risvolto della situazione, l'altra faccia della medaglia, diciamo, non è un mancato posizionamento, nei migliori dei casi è un mancato posizionamento, nei peggiori è proprio rovinare la propria reputazione. E questo è tutto. Ciao Chiara, grazie mille per questo intervento. Ci sono delle domande. Allora, esiste, te la fa Andrea, un back-end per questi long post dove si può monitorare l'apprezzamento o la profondità di lettura, dati? Allora, se ti riferisci, torno indietro, non so se mi potete vedere. Sì. Lo schermo lo c'è. Ok. Allora, se ti riferisci all'Analytics, ci sono queste, c'è l'Analytics proprio che vedi qua, che Sì. ti dà questo tipo di informazioni. La profondità, in che senso? Cioè quanto tempo rimane Sì, a vedere. No, su questo tipo di analytics no. Il tempo di permanenza sostanzialmente no, non lo puoi vedere su LinkedIn Analytics. Questo assolutamente no. Però, sì, dimmi. sì, ti chiedono anche se tu hai aumentato il numero di contatti grazie a questa attività. Sì, assolutamente sì, moltissimi. Non solo li ho aumentati il numero, ma ho aumentato proprio quella tipologia di contatti che io volevo, facendo come? Scrivendo, faccio un esempio molto banale, perché è quello che farò breve, ve lo dico molto così onestamente, da un punto di vista professionale. A me interessa nello specifico ultimamente molto il settore farmaceutico. Non ho mai scritto nulla sul settore farmaceutico, ovviamente attenente al mio settore. Allora, quello che a breve andrò a scrivere è tutte le varie, diciamo, clausole che Google AdWords impone al settore farmaceutico per la pubblicità. Sapete che c'è proprio, peraltro, su Google AdWords una serie di contenuti specifici per settore e per paesi, perché quello che qui non è previsto, in Francia può essere previsto in termini di advertising PPC, no? Allora che cosa farò? Scriverò questo contenuto molto interessante, scritto bene, mi auguro molto interessante, scritto bene, lo spero, ma insomma mi impegnerò e poi farò esattamente quello che vi avevo detto, andrò a cercare nella ricerca avanzata farmacie, selezionerò le company per magari grandezza, se mi voglio rivolgere a una company grande o medio piccola, e contatterò e indicherò alle persone di riferimento il mio articolo chiedendogli un feedback. Questo l'ho fatto per altri contenuti, non così esplicitamente, come dire, spinti per l'obiettivo, e mi ha aumentato i contatti, sì, mi ha aumentato i contatti e le opportunità di lavoro. Ok, tu pensi che i tag siano importanti per quanto riguarda ovviamente il long post? Sì, ma bisogna capire che cosa intendiamo per importanti. Perché, allora, primo, da un punto di vista molto, come dire, logico, nel momento in cui LinkedIn ti dà la possibilità di metterli, vuol dire che ce li puoi mettere e ce li devi mettere, ed è vero, perché poi per quel tag ti dà visibilità. Ma, come abbiamo visto anche dalla tabella, ritorno un attimo, vado un attimo. Esatto, qui. Se parliamo di tag perché ti danno più visualizzazioni, assolutamente no, non è vero, tant'è che
Qui nella tabella io mostro proprio che più tag, cioè gli articoli con più tag, ci sono anche articoli che considero una tabella che non hanno tag, perché per alcuni me ne sono dimenticata, per altri ho fatto altre cose, però in realtà non sono quelli che hanno avuto più visualizzazioni. Quindi sicuramente sono importanti per essere contestualizzati all'interno di LinkedIn. Perché poi cercando magari quella parola chiave all'interno di LinkedIn ti possono apparire, eccetera, ma non è un'importanza dovuta alla più visualizzazioni, non è detto assolutamente. Questa è una cosa che posso proprio dimostrare con la tabella. Ok, va bene. Chiara, grazie mille per questa tua relazione. Grazie a voi. Niente, a questo punto ci salutiamo, fai buone feste. Sì, ecco, infatti io vi saluto e buone feste e buon Natale a tutti, insomma. Poi Va per qualsiasi cosa c'è sulla piattaforma io rispondo tranquillamente, quindi assolutamente. grazie, grazie. Va Grazie, bene. grazie a tutti. A questo punto ci salutiamo augurandovi buone feste e controllate le mail perché la prossima settimana vi arriveranno delle informazioni interessanti. Niente, come sempre fate una buona serata e buona formazione. Ci aggiorniamo col calendario del 2016, nei primi mesi dell'anno vi arriverà. Grazie a tutti e buona serata.